sono ripartito e ora mi trovo nella Codula di Luna. Ecco qua. E da qua riprende la mia avventura che mi porterà di nuovo a attraversare tutta la costa e finire a Santa Maria Novarese. E ora salgo qui tramite Siscala e Sos Gaetanus. Al passaggio chiave qua. Davvero particolare questo. Era da tanto che volevo venire qua a vederlo, perché ecco qua di cosa stiamo parlando. Praticamente è una scala che permette di salire, fatta con del filo di rame. Questo passaggio è stato creato da uno dei pastori più audaci e conosciuti del Supramonte, chiamato Zio Billy Amereo. Ed ecco cosa ha costruito: con del filo di rame che ha recuperato da Cala Luna durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, che le due cale erano collegate, e lui ha pensato bene di recuperare il filo di rame dismesso dalla cala per creare questo. È incredibile, incredibile. Sto facendo questo giro e cercando di passare il più possibile in questi passaggi perché mi affascinano e è incredibile, appunto. Una cosa unica, sia nel Soprammonte che in tutto il mondo. Eccolo, è stato ulteriormente messo in sicurezza con una corda, però rimane quello originale. Non ho parole. Fatto. Oggi sono partito un po' tardi ed ecco la location per la notte, qui l'Elupiru. Ok, non so se sente, ma in questo canalone ha tirato un vento fortissimo tutta la notte, ma per fortuna l'ottima posizione del Kuile mi ha fatto riposare decentemente. E ora continuo. Qui il Rovellongo, questo qua era chiuso per le capre e questo era appunto il Cuile. Arrivato a Cala Sisine, dietro il panorama sempre spettacolare. Stasera la previsione da diluvio universale, quindi sono arrivato qua sotto poco prima della ferrata di Plumare dell'inizio. Sono arrivato un'ora fa, ma mi sono già preparato per dormire. Ora sono qua, sono riparato per stanotte. Teoricamente la previsione mette pioggia tutta la notte, però poi domani mattina dovrebbe essere meglio, quindi posso proseguire verso la ferrata. E ora mi aspetto tutta la sera qua. Stanotte ho dormito qua. Fortuna, ho trovato questo riparo. Tutta la pioggia della notte non mi è arrivato nulla. Sentivo un po' il vento, però sono comunque riuscito a riposare un po'. Ed ora inizio la via ferrata di Plumare. Teoricamente sono previste raffiche di vento oltre 100 km/h, però sono da ovest, quindi teoricamente sono sotto vento. Si è anche aperto un po', quindi spero che vada meglio di stanotte. Ecco il vento, appunto, che viene da ovest, si incanala
al Codola Sisina, lì c'è appunto c'è la cala, infatti tutta l'acqua che sta spingendo fuori. E dai, per fortuna qua sono riparato. Specie con uno zaino così. Bene, prima calata di 35 andata, ora proseguo verso la seconda, bella lunghetta, tutta sul vuoto. Non so se si capisce, no, comunque questa è l'acqua del mare, sta tirando su il vento, sono a circa 300 metri e mi arriva l'acqua del mare, non l'avevo mai vista così. Qua è così e qua piove. Salito da Calabiriola, per stanotte sto qua al Quila e Piddi e poi sono un po' riparato dalla pioggia perché sembra soleggiato, ma praticamente fa mezz'ora così, mezz'ora di pioggia forte, mezz'ora così, mezz'ora di pioggia forte, quindi almeno qua c'ho il riparo e domani faccio un po' di più di strada. E questo è dove devo andare, salgo qua, scendo, risalgo da lì dietro, riparto. Eccomi al Quile Fruncurele e ora inizio la discesa verso Bacomo da loro, passando per Siscala e Sudasaru. Troppo pericoloso scendere lì, non me la fido, quindi preferisco ovviare con questa calata. E bisogna che saper rinunciare. Ed ecco lì giù la spiaggetta di Bacomo da loro,
e poi risalirò lì per fare il sago a Montegliosso. Eccola qua. Beh, sicuramente fatta salire è molto più semplice. Inizia la salita, bella cengia. Sono alla base della Scale Fustes che mi porta alla Cengia e andiamo, è incredibile. Ecco qua, sono salito da Bacomodaloro e ora ecco lì la Cengia, chiamata appunto Sagoe Montegliosso, ovvero la coda del monte in giù. Sagoe Montegliosso, uno dei più impensabili, ma deve essere una figata. Un'emozione fortissima, un passaggio così particolare non l'avevo mai fatto, è incredibile anche solo immaginare di farlo. In realtà il passaggio era abbastanza fattibile, anche la cengia era inclinata in realtà, quindi si passava bene. Più che altro il problema è questo zainetto qua, che pesa una ventina di chili, anche qualcosa in più. Anche perché oggi ho riempito l'acqua che mi serviva per i prossimi 3 giorni perché non credo di trovarne. Beh, niente, quindi l'ho dovuta fare un paio di volte. Ho perso il conto di quante volte l'ho fatta, però figata, bellissima. Anche questo lo volevo fare da tanto. Dai, ora continuo verso Subentroso. Poi mamma mi dice: come fai a sporcarti e a tagliarti così? Passando in certi posti. Bene, eccomi appunto a Modaloro. Ieri ho fatto da lì per un mare, sono sceso fino a Calabiriola e sono risalito al Cuile. Oggi sono partito dal Cuile, sono sceso da Sudasaro e poi sono passato lì dietro per poi risalire da questa pietraia. L'ho girato e ora continuo
arrivo verso Sarche su Tasaro. Pausa pranzo. Sarche su Tasaro e oggi resto qua. Su Cala Glorizia giù e ora inizio le calate. Ecco da dove sono sceso e ora sono sopra Cala Glorizia. Al Quirè Entiera, non ha tanto senso come giro dato che ero già su, però sono venuto qua per evitare i turistici che erano lassù. Vabbè, qua si sta bene. Bene, sto scendendo verso Bakuma ora e nel mezzo di nulla ti trovi poi queste carbonaie, totalmente in mezzo al nulla. Ci hanno costruito qua. E qua è dove facevano il carbone. Ecco, l'arcata di roccia chiamata Sarche Bakupungjale. Mi trovo a Bakuma ora e sono appena arrivato, luogo spettacolare. Ora sono a circa 100 metri di altezza e devo risalire fino a 750. Andiamo. Esco ora da Bakuma ora e salgo di qua. Dumbulu. Risalgo da Sasso del Nera.
Bene, sono praticamente al termine di questa avventura. Ho superato da poco Petralonga e tra qualche ora arriverò a Santa Maria Navarrese. Alla fine è andata bene, sono contento di come ho vissuto al Supramonte 2 settimane. Non ho incontrato nessuno, tranne qualcuno a Cala Gulerizzè. E quindi si può ancora vivere il Supramonte in modo davvero selvaggio. È andata benissimo e sono anche soddisfatto perché sono riuscito a fare il percorso nel modo che volevo farlo io, quindi tutto in autonomia e tra l'altro facendo delle varianti e delle deviazioni che mi hanno sicuramente complicato la strada, però che hanno reso sicuramente l'esperienza unica ed era ciò che mi ero prefissato di fare. Ho fatto tutti questi passaggi. E niente, quindi ora si torna a casa e inizio subito a progettare la prossima. Ciao, Santa Maria Navarrese.